voti per quanto riguarda coach Campanella. Nella formazione ospite il numero 7 Pozzi con Marmugi sotto le plance, il tiratore Gabellieri e Maggio in cabina di regia con Bianchi in posizione di numero 3. Arbitri sono Spinelli e Picchi e si va immediatamente alla palla a 2 di inizio gara, conquistata da Piombino con Gabellieri, che sul quale lavora Bruni, va su un blocco, poi attacca, si porta vicino al canestro, ma Bruni sta per recuperare questo pallone che poi viene recuperato da Gambolati, passaggio a Caroti per Rossato, buona la prima azione difensiva, palla vicino a canestro subito per Fratto, toccata da Pozzi e rimessa dal fondo con 15 secondi per l'azione cecinese. Palla consegnata a Rossato per la rimessa, poi lo stesso Rossato recupera e va a mettere a segno da sottomisura sul assist di Bruni. Ora si riporta in difesa la formazione rossoblu, palla a Maggio, poi Gabellieri, attenzione, un buon tiratore da tre, sbaglia il primo tiro, Rossato può correre in contropiede, si ferma, poi va di nuovo ad attaccare, apre di nuovo su Bruni, il quale deve passare a Gambolati, nuovamente fuori per Bruni, canestro da tre punti subito di Bruni che porta sul 5-0, prime due azioni positive per il rossoblu. Caroti in difesa su Maggio, ex play di Pavia, palla per linee esterne, sta molto fuori Marmugi, palla che arriva a Pozzi sul quale si trova ora Rossato, fuori ancora e poi vicino al canestro per Bianchi che riesce ad appoggiare ma sbaglia, con Gambolati che recupera il pallone. Ora è Caroti a chiamare lo schema, va ad attaccare la difesa, si prende il primo fallo di Maggio, primo fallo anche di squadra con rimessa laterale per la GR Service che viene effettuata da Giovanni Bruni, serve Caroti, ancora lui ad attaccare, poi il pallone gli viene recuperato da Marmugi, serve Maggio, palla ora per Gabellieri, si è trovato in emergenza su di lui Fantoni, tiro da fuori di Pozzi, sbagliato, Bruni al rimbalzo, nuovamente per Caroti, su di lui è ancora Maggio, palla che gira per linee esterne, palleggio di Rossato che poi serve nuovamente Bruni, Bruni lavora sul blocco, poi va da Caroti, ci prova il play rossoblu dall'angolo, tiro lungo, rimbalzo per Gabellieri che viene nella metà campo offensiva, ora serve ancora Maggio, è lui che perde palla, anzi no, c'è un fallo di Rossato, se ne accusa il giocatore rossoblu, i falli diventano 1-1 con rimessa e 14 secondi per Piombino, vediamo se sarà laterale o dal fondo, rimessa dal fondo, la effettua Marmugi. Palla per Pozzi, poi nuovamente per Maggio, un blocco di Marmugi a liberare Maggio che perde qualche secondo, poi attacca Caroti, si avvicina, palla ancora recuperata dai rossoblu con Caroti che riesce poi a darla a Bruni, Bruni finta, passaggio per Gambolati, poi ancora Rossato che va vicino a canestro, non c'è fallo secondo gli arbitri. Palla per Marmugi, ci prova anche lui da tre punti e Marmugi realizza il primo canestro di Piombino, lasciato solo, punisce da tre. Palla ancora per Caroti, si libera vicino al canestro Gambolati, Gambolati attacca Marmugi, poi di nuovo palla fuori, ancora sotto a canestro per Gambolati, fuori per Fratto, di nuovo per Gambolati. E mette a segno in semigancio dopo aver riaperto. Buono il gioco alto-basso della coppia dei lunghi rosso-blu. Ancora
Pozzi per Gabellieri, blocco per liberare Maggio, ancora un altro blocco, esce molto bene Gambolate, buono lo show, ancora Maggio ad attaccare, su di lui difende bene Caroti, palla conquistata da Caroti, ci sono i 24 secondi che l'arbitro chiama, buonissima la difesa di Caroti sul play avversario. E Cecina che torna in possesso di palla con Piombino che fa un po' di pressione sul portatore di palla, quindi è Bruni che si incarica di portare la palla nella metà campo avversaria quando ora sono passati i primi 4 minuti di gioco. Attaccato Bruni, palla che va a Gambolati, poi Rossato che ci prova da 3 punti, primo ferro, fallo di Pozzi su Gambolati, primo anche per lui al rimbalzo. Conquista 14 secondi, anzi 23 secondi sulla rimessa. Rimessa che viene effettuata da Rossato, falli sono 2-1. Verrà riciclato probabilmente a 14 secondi il cronometro dei 24, essendoci un rimbalzo. Vediamo se hanno considerato il rimbalzo. Si parlano ancora i due arbitri, probabilmente resterà a 24. Si tratta di stabilire se c'era possesso, i secondi diventano 14 molto probabilmente come avevamo pensato, esattamente. Palla ancora per Rossato, si libera fuori dalla linea a 3 punti Caroti, è lui che attacca, poi torna indietro, attacca di nuovo e si prende un fallo. Il fallo è di Marmugi, primo fallo anche per lui, sale a 3 di squadra Piombino. Il raddoppio su Caroti di Marmugi è stato falloso secondo l'interpretazione del primo arbitro. Nuovi 14 secondi per il gioco rosso-blu, Bruni deve passare palla, viene persa con Bianchi che la recupera, Gabellieri in possesso di palla, buono il giro palla ospite con Maggio, ancora per Pozzi che si trova marcato da Bruni, lo attacca, prende il fallo di Bruni, vengono assegnati anche 2 tiri liberi, secondo fallo di squadra per Cecina. Considerato in azione di tiro, Pozzi va quindi alla lunetta. Sbaglia il primo. Realizza invece il secondo, arriva a quota 4 Piombino che fa ancora pressione con Rossato che si incarica di portare palla nella metà campo avversaria, poi serve Caroti, da questa a Bruni, si piazza a una zona matchup la formazione ospite, palla che arriva vicino al canestro, Bruni ancora da 3 punti, sbaglia, rimbalzo toccato da Fratto che fa carambolare la palla su Marmugi e quindi conquista altri 14 secondi per una nuova azione cecinese. Palla per Rossato, Rossato vicino a canestro e segna ancora 2 punti per il 9-4 del quinto minuto, giocato a metà del primo quarto, palla per Pozzi, ancora per Bianchi, poi Marmugi e Gabellieri, ancora Pozzi su cui si trova ora Rossato, probabilmente lo attaccherà, così è, sbaglia però il tiro, il rimbalzo è di Fratto, Caroti a gestire il pallone in attacco, chiama il blocco di Gambolati, poi
apre per Fratto che serve Bruni. Bruni sulla linea, poi serve Fratto e lui ci prova ancora e segna anche Fratto da tre punti. Supera quota 10 il Basket Cecina, 8 punti di vantaggio. Ancora Caroti sulle piste di Maggio con Bruni che francobolla Gabellieri. Bianchi per Maggio, palla che arriva poi a Marmugi che si vuole avvicinare e c'è un fallo in attacco chiamato con un blocco irregolare, vediamo di chi è. Il blocco è di Pozzi, è il secondo per lui, è il quarto fallo di squadra. Quando mancano 4 minuti e 0-1 cambia tutta la batteria degli esterni coach Padovano, mettendo in campo sia Iardella che l'ex Biancani, che va subito in difesa su Caroti. Caroti che gestisce questo attacco, palla poi per Rossato, Rossato per Gambolati, finta il tiro da tre, poi bel backdoor per Caroti, palla toccata da Biancani, restano 7 secondi per l'azione rosso-blu. Palla di Rossato per Gambolati dalla media, realizza Gambolati e c'è il time out chiesto da Piombino quando il punteggio è sul 14-4 per i rossoblù, primo time out della partita chiesto da coach Padovano. Time out esaurito, gli arbitri richiamano le formazioni in campo, ci sono numerosi anche i tifosi da Piombino, almeno 150 persone hanno raggiunto Cecina per questo derby della costa, come è stato ribattezzato. Due squadre che ambiscano giustamente alle posizioni alte della classifica per quello che hanno saputo fare fino a questo momento. Palla per Piombino con Biancani che gestisce questo attacco, palla per Pozzi, ora Iardella che va ad avvicinarsi a canestro, si prende il fallo di Caroti, è il primo per il play rossoblu con Iardella che andrà in lunetta per due liberi. Esce intanto Pozzi, arriva in campo un altro ex rossoblù, il numero 12 Franceschini. Iardella in lunetta per due liberi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo, un bel 2 su 2 per lui in questo viaggio in lunetta, un po' di zona press per quanto riguarda gli ospiti con Caroti che va da Fratto, ma la difesa ha sporcato questo pallone, tanto passi per Franceschini sulla ricezione, giusta chiamata dell'arbitro sotto canestro. Palla ancora per Caroti, ora è Bruni che gestisce passando a Fratto, si piazza di nuovo a zona la formazione ospite con Caroti che va ad attaccare, poi serve Rossato, palla ancora per lo stesso Caroti, Fratto si va ad avvicinare, c'è un fallo di Biancani che cercava di recuperare palla e Fratto andrà in lunetta per due liberi.
realizza il primo. Realizza un po' di fortuna anche il secondo, tornano a più 10 rosso-blu. Ora anche Cecina pressa un po' con Piombino, che però si libera bene. Bianchi si avvicina al canestro, poi è costretta a dare fuori, palla per Biancani, poi Franceschini vicino al canestro, palla fuori per Iardella, sul quale c'è in difesa ottimamente Rossato, blocco per lui da parte di Marmugi, che ora recupera palla, va a tirare, sbaglia da sotto, poi Franceschini recupera un rimbalzo e mette a segno dopo che era stato toccato Gambolati. Palla per Bruni, fallo in attacco per Fratto, blocco irregolare, arriva al primo fallo quando mancano 2:19. Bonus anche per il rossoblu sul 16-8. Torna in attacco Piombino. Ancora Biancani ad attaccare e va a mettere a segno con un bel gioco, e c'è un time out chiesto questa volta da Campanella, che ha visto ridursi a più 6 il suo vantaggio. Tutto dei nuovi entrati, il parzialino di 6-2 degli ospiti, con due punti di Franceschini, Iardella e Biancani. Restano in campo le squadre mentre entra Fantoni per Gambolati. Palla per Bruni, ancora un po' di pressing, Rossato nuovamente per Bruni, che va a passare la metà campo, poi Fantoni, sul quale lavora Marmugi, fuori la palla per Rossato, va ad attaccare il ferro, palla per Fantoni che non la controlla, rimessa assegnata a Piombino, che Biancani porta ancora in attacco. Chiama lo schema con Marmugi, poi va ad attaccare vicino al canestro per Franceschini, fallo di Caroti, con Franceschini che andrà in lunetta, il secondo fallo di Caroti. Prepara un cambio coach Campanella, che manda in campo Favilli al posto di Caroti, mentre Franceschini va in lunetta per due liberi. Sbaglia il primo, ancora un tentativo per Franceschini dalla linea della carità, sbaglia anche il secondo, un po' di sfortuna, entra e esce il pallone, un po' di pressione su Bruni, palla per Rossato, ancora Bruni, scarica poi per Favilli, palla per Fantoni, nuovamente per Favilli, il quale attacca, poi riapre fuori, palla vicina al canestro ora per Fratto, che vuole andare in semigancio e mette a segno appoggiandosi al tabellone. Prepara un altro cambio anche Piombino, Biancani arresta il tiro, sbaglia, con Fratto che recupera e Bruni che può andare in uno contro uno con Biancani, che fa una buona difesa, ancora Rossato che chiama
lo schema, vuole un blocco di Fantoni, poi apre per Fratto, ancora lo stesso Rossato, si va a prendere un fallo di Marmugi. Per Marmugi si tratta del secondo fallo, Rossato andrà in lunetta mentre c'è un cambio. Esce Marmugi, va in campo Guerrieri, si sposta in numero 4 Bianchi. Tre esterni per Puri, per la formazione ospite, come pure per i rossoblù, che preparano un altro cambio. Rossato realizza il libero. Realizza anche il secondo. Intanto esce Bruni ed entra Pistillo, classe 97, uno dei giovani che Campanella mette in campo. Favilli intanto in difesa con palla ora a Guerrieri, di nuovo per Biancani, è rimasto un mismatch, Biancani lo può attaccare, sbaglia la conclusione, rimbalzo toccato dagli ospiti, palla per Cescina. Nuovo cambio per l'azione offensiva, ritorna Bruni, gestione di Campanella. Bruni ancora per Favilli, di nuovo per Bruni che passa la metà campo, serve Fratto, vuole consegnare a Bruni, Fratto, e ci riesce. Ci sono però, non può andare fino in fondo Cecina, rimangono 6 secondi per tirare, lo dovrà fare Bruni che va a mettere a segno in appoggio il suo quinto punto personale. Ora va in difesa con palla Iardella, tiro realizzato, tiro che vale 2 punti. Vediamo se viene concesso il tiro. Secondo l'arbitro in tempo, quindi palla che è terminata in canestro. Sul 22-12 si chiude la prima frazione di gioco. Squadre che stanno per tornare in campo, 22-12 il punteggio del primo quarto, secondo quarto che vedrà la prima palla messa in campo da Cescina. Cescina che rimanda in campo Gambolati, per la prima volta anche Pagni. Escono Fantoni e Fratto. Bruni, Rossato e Favilli gli esterni. Palla per lo stesso Favilli con un fallo di Iardella su di lui.
aveva provato una penetrazione laterale. Faville è stato toccato dal difensore, si riprende quindi con 22 secondi, vediamo che la rimessa viene assegnata dal fondo. Rossato alla rimessa, palla che Pagni recupera, da di nuovo a Rossato, e lui che va ad attaccare la difesa. C'è un fallo di Guerrieri che appoggia la mano su Rossato. Ancora 16 secondi per l'attacco, ancora rimessa dal fondo effettuata da Favilli in questo caso. Palla che raggiunge Gambolati, poi Rossato, marcato da Iardella, palla per Bruni. Bruni va ad attaccare, poi apre di nuovo fuori per Pagni. Ci sono 3 secondi, dovrà tirare, non ce la fa Gambolati. Infrazione di 24 secondi. Buona la difesa di Franceschini in questo caso, che ha impedito il tiro a Gambolati. Palla per Piombino, che può effettuare il primo attacco del secondo quarto. Guerrieri per Franceschini, ancora Iardella, si ritorna da Biancani, poi di nuovo Iardella, raddoppiato, ma c'è un fallo di Rossato, è il secondo per lui e primo di squadra. Rimessa dal fondo per gli ospiti, stesso metro nelle due metà campo, stesso appoggio fischiato. Palla che arriva a Bianchi, che poi serve Iardella, si prepara intanto nuovamente Fratto, mette un piede sulla linea Biancani, palla per il rosso-blu. Esce Rossato, va in campo Francesco Fratto in posizione di numero 3. Palla per lui, che la porta nella metà campo avversaria, consegna poi a Bruni. Favilli a Fratto, marcato da Franceschini, zona ora per Piombino, attaccata da Bruni. Infrazione di passi per Bruni, rimessa per Piombino. Punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 nel secondo quarto, dopo 1 minuto e 10 secondi. Nuova azione Piombino, schema maglia chiamato da Biancani, doppio post alto per lui, che ora si trova marcato da Gambolati. Palla per Iardella, va ad attaccare Iardella, c'è un fallo, canestro non buono. Fallo è di Favilli, è il primo per lui. Salgono a 2 i falli di squadra, come 2 sono quelli del basket golfo. Azioni un po' faraginose in questi primo minuto e mezzo del secondo quarto. Biancani per Guerrieri, che va ad attaccare, poi riapre fuori. Ora è un tocco di piede, dopo che Franceschini aveva quasi perso il pallone, c'è un tocco di piede di Pagni, quindi nuovi 14 secondi per l'attacco ospite. Biancani alla rimessa, palla per Bianchi, poi Franceschini, consegnato per Iardella, è lui che va ad attaccare dalla media, sbaglia, rimbalzo per Favilli che poi passa a Fratto. Fratto poteva andare vicino al canestro ma non gioca, poi palla ancora vicino al canestro, fuori per Favilli che va ad attaccare, viene però stoppato, recupera il pallone, mette a segno 2 punti importanti il giovane giocatore rosso-blu. Ci ha creduto fino da ultimo. Iardella finta il tiro da 3, apre poi fuori per Biancani, sul quale si è trovato Pagni, chiama la difesa Cescina, con infrazione di passi per Franceschini e time out per Padovano. È il secondo
per lui, con Cecina che potrà tornare in attacco. Dopo questo time out, palla rimessa dal fondo da Cecina. Che sai? Speriamo fino da ultimo. La politica è quella. Squadre richiamate in campo con un cambio per gli ospiti. È uscito Yardell, è entrato Maggio, doppio play per la formazione ospite che è ancora in un momento di pressione, fratto per Pagni, poi Bruni, si ripiazza a zona, è una matchup quella di coach Padovano, Bruni l'attacca girando intorno, palla poi per ancora... La recupera Favilli, c'è un fallo di Guerrieri su di lui, per Guerrieri è il secondo fallo, diventano tre di squadra, buono il recupero di Favilli anche in questo caso, ci sono 14 secondi per l'azione rossoblù, difesa piombinese che comunque crea un po' di problemi all'attacco rossoblù, ora ancora Bruni a gestire, poi Favilli prova ad attaccare lateralmente, palla ancora per lui, deve andare di nuovo da Bruni che dovrà passare per Fratto, palla che prende il primo ferro, Biancani in attacco, gli viene sporcato il gioco, fallo di Pagni. Che ha trattenuto Franceschini. Nuovo cambio per Piombino, esce il numero 13 Bianchi, torna in campo Pozzi. Cambio anche per il rossoblù, esce Giovanni Bruni e va in campo Caroti. Palla per Pozzi su cui si porta Pagni. Ancora Maggio per Guerrieri da tre punti, sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Piombino, ancora Guerrieri, palla fuori per Biancani che non ci prova da tre punti, ancora Guerrieri, palla per Franceschini, giusta l'infrazione di tre secondi con Franceschini che stazionava già da un po' nell'area. Palla per Caroti, è lui che deve passare a Fratto, Fratto ancora per lo stesso Caroti, raddoppiato con Maggio che ora va sulle sue piste, lo attacca Caroti, palla per Fratto, ancora per Gambolati, il quale si vuole avvicinare a canestro. Infrazione di passi per Gambolati, buona la difesa di Franceschini, in questo caso... Palla per Maggio che gestisce il pallone per Piombino. Franceschini è fuori dalla linea da tre punti, anche Biancani gira per linee esterne. Ora Franceschini si alza dalla media, sbaglia, rimbalzo però è di Guerrieri che sbaglia anche lui. Palla toccata dallo stesso Guerrieri al rimbalzo, assegnata ai rossoblù. Ancora Caroti per Favilli, attacca la difesa di Pozzi, poi viene raddoppiato ma scarica
su Caroti. Il play rosso-blu sfrutta un blocco, poi apre per Fratto, palla vicino al canestro per Gambolati, il quale si svita e realizza un bel canestro dalla media, portando a quota 26. Cambio per gli ospiti, entra Gabellieri, esce Biancani. C'è un po' di pressione anche da parte della formazione rossoblu, ora Pozzi attacca su Pagni, Maggio chiama i suoi allo schema. Palla poi per Gabellieri, è lui che va ad attaccare, sfonda su Favilli che prende benissimo posizione. Arriva a 4 falli di squadra la formazione ospite. Gabellieri aveva anche successivamente perso palla per Fassi, ma l'arbitro aveva già fischiato l'infrazione di sfondamento. Ancora pressione, 2-2-1 la difesa, questa volta raddoppiano dopo aver passato la metà campo. Palla per Caroti, da lontanissimo Caroti, sbaglia, rimbalzo di Favilli, poi controllato da Fratto, di nuovo palla per Caroti, mentre si preparano nuovamente dei cambi per la formazione ospite. Si gira Gambolati, infrazione di passi per lui. Non ha considerato fermo il piede perno l'arbitro. Cambi per entrambe le squadre. Esce Pagni, va in campo Bruni. Esce anche Guerrieri, torna Iardella. Rimessa per gli ospiti. Rimessa che viene fatta effettuare dalla linea laterale. Ancora Maggio che gestisce questo pallone, su di lui Caroti, prolunga la sua difesa Caroti, palla per Pozzi, poi Iardella che si prende un fallo da parte di Favilli, è il secondo per lui, arriva a 4 falli anche Cescina, bonus quando mancano 4:31, si andrà sempre in lunetta ogni fischio ora. Palla ancora per linee esterne, per Piombino, poi perde palla Iardella, questa volta ottima la difesa di Favilli. È lo stesso Favilli che va a rimettere in campo servendo Caroti, poi lo stesso Favilli per Bruni. Favilli a portar palla con Caroti che si libera del raddoppio, sono passati però una decina di secondi e quindi buono la difesa con Gabellieri che va a fare fallo su Caroti che andrà quindi in lunetta per due liberi, mentre gestisce la sua squadra Campanella, rimanda in campo Fantoni e Rossato. Caroti va in lunetta per due liberi. Realizza il primo, è anche il primo punto per Caroti. Realizza anche il secondo. Arriva a quota 28, Cecina. Palla per Pozzi che attacca, poi in sottomano va a sbagliare da vicino. Caroti recupera la palla, può andare in contropiede, poi si ferma, buona la difesa di Maggio. Nuovo attacco rosso-blu, Caroti in palleggio, va sulla linea esterna, poi attacca centralmente,
e va a sfondare su Franceschini, terzo fallo per Carotti. Deve rientrare Favilli. Maggio in palleggio, portare la palla nella metà campo offensiva, c'è Favilli su di lui, va a prendersi da esperto qual è il terzo fallo di Favilli, andrà quindi in lunetta. Bella giocata del play ex Pavia. Sbaglia il primo libero. C'è un cambio pronto per Cesna. Realizza il secondo Maggio, primo punto nel secondo quarto per il rosso, per Piombino. Deve uscire anche Favilli, va in campo Pagni. Palla per Bruni, poi nuovamente Fratto che gestisce con Bruni, raddoppiato, palla nuovamente per Fratto, poi per Rossato, toccato il pallone, anzi era Fantoni sulla linea di fondo, il gioco fra i due lunghi è stato sporcato, quindi rimessa per Cecina, palla per Bruni, per Fratto, ci prova lui da tre punti, sbaglia, il rimbalzo però è di Pagni, ma scappa di mano a Rossato, può andare in velocità poi Gabellieri da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Pagni per Bruni, ora è Bruni che può portare palla in attacco, si ferma però passando da Rossato, ancora linee esterne per Bruni che vuole il blocco di Fantoni, gioca sul blocco, Rossato per Pagni che va vicino a canestro, poi torna fuori, deve tirare Fantoni, rimbalzo che viene controllato da Maggio e Gabellieri va a mettere a segno i primi due punti della sua partita, torna a meno 13, parzialino di 3-0, palla per Pagni, poi Bruni, chiama lo schema, nuovamente il play rosso-blu, ancora Pagni, palla per Rossato, vicino a canestro per Fratto che si gira e viene colto in fallo Franceschini su di lui. Primo fallo anche per Franceschini e Fratto in lunetta per due liberi. Realizza il primo Fratto. Lungo il secondo, restano 14 punti a favore della formazione rosso-blu. Palleggio di Maggio, palla vicino al canestro per Franceschini che sbaglia da sotto misura. C'è un fallo, vediamo a chi viene assegnato. Il fallo è di Pagni. Ci sono due liberi per Gabellieri, il secondo fallo di Pagni al rimbalzo. Corto il primo per Gabellieri. Corto anche il secondo con il rimbalzo toccato, poi Fantoni mette il piede sulla linea di fondo. Vediamo che c'è un cambio nuovamente per Piombino. Rimanda in campo Bianchi, esce Pozzi. Alla fine
Altro cambio, entra Biancani, esce Gabellieri. Gioca con quattro esterni la formazione ospite. Maggio con Bruni che difende su di lui, palla per Iardella che si avvicina e riesce a mettere a segno due punti importanti per i suoi. Bruni in palleggio, va ad attaccare la difesa ospite, poi si ferma, di nuovo francobollato da Maggio. Bruni ancora in attacco, palla per Fantoni, per Pagni che mette a segno da sottomisura. Torna più 14, chiama ora per la prima volta la difesa a zona, coach Campanella. Vuole un blocco Iardella, poi Bianchi che sbaglia da sottomisura. Rimbalzo ora di Fantoni che apre per Pagni e poi per Bruni che può andare ad attaccare la difesa. Fratto sbaglia da sottomisura, poi tocca Fantoni. Canestro facile sbagliato da Fratto da sotto. Vuole un po' di pressione Campanella. Maggio per Bianchi che ora va ad attaccare. Palla fuori per Biancani, occhio al tiro da tre che viene sbagliato con palla toccata e Fratto che va a sciupare un fallo, pallone quasi recuperato su Iardella che andrà nuovamente in lunetta per due liberi. Quando mancano 44 secondi e due decimi alla fine del secondo quarto e si prepara il rientro di Gambolati con l'uscita di Fratto. Si adatta Pagni dal numero 3. Non vuole correre rischi Campanella. Sbaglia il primo Iardella. Percentuale abbastanza bassa per Piombino dalla lunetta. Realizza il secondo. È il miglior marcatore dei suoi a quota 7. Palla per Rossato, ancora un po' di pressione da parte della formazione ospite con Gambolati che deve servire Pagni, palla poi per Bruni, ci sono solo 10 secondi per l'azione rosso-blu, Bruni attacca poi per Rossato che tira da tre ma sbaglia, rimbalzo quasi conquistato, poi per Iardella con stoppata di Rossato e poi un fallo di Pagni. E il terzo anche per lui. La situazione falli che si fa pesante con Biancani che va in lunetta. È stata ottima la stoppata di Rossato. Pallone che è ricaduto in mano a Biancani. Un fallo di Pagni. Biancani in lunetta per due liberi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Time out per Cecina con 15 secondi e 6 da giocare. Campanella che vuole disegnare l'ultima azione di attacco dei suoi.
Vediamo chi effettuerà la rimessa. C'è pressione da parte di Piombino, che naturalmente si è organizzata in questo time out. Palla per Bruni, sempre 2-2-1 la difesa. Bruni attacca, va da Rossato. Rossato che ritorna dallo stesso Bruni, ci siamo agli ultimi 6 secondi. Palla per Rossato, fuori per Bruni, è lui che ci proverà da 3 punti. E Bruni realizza sulla sirena, portando a 34-20 il finale del secondo quarto, e fra 15 minuti saremo alla terza frazione di gioco. No, 12 nel primo e 8 nel secondo. Neanche il arbitro male o sì. Chi è che non ha visto giocare male o sì? Non sta giocando discretamente loro. Ma è merito grande della difesa, eh? Grande loro merito difesa, grande merito difesa. Se non gli affischiano 3 o 4 cazzate l'arbitro in questa maniera, vabbè, oh, ci stanno queste cose. Palla per Yardell, è lui che chiama lo schema 1. Palla per Pozzi, sempre fuori dalla linea da 3 punti. Maggio può andare ad attaccare. Riapre fuori per lo stesso Bianchi, poi per Pozzi. Ci prova lui dalla media, sbaglia. Il rimbalzo è di Gambolati che apre su Bruni per il primo attacco della GR Service. Esce dai blocchi Carotti, lo manda via però Bruni che vuole servire fuori dai blocchi. Rossato non ci riesce, palla per Carotti che ora dovrà attaccare, si ferma per un tiro da 3 sbagliato, rimbalzo di Marmugi, palla che va a Pozzi, si ferma con Marmugi, anche lui fuori dalla linea da 3 punti, tutti fuori i giocatori, esterna la circolazione, fallo in attacco di Marmugi su Bruni, c'era stato un mismatch, poi Marmugi ha commesso fallo spostando Bruni e si era trovato a dover marcare il lungo piombinese. Arbitro che va a parlare con Padovano. Ancora 2-2-1 la difesa per Piombino, la passa Carotti, la metà campo, palla per Bruni, persa da Carotti sulla pressione, Piombino ritorna in possesso di palla. Palla per Maggio, palleggio per lui, Pozzi finta di ricevere, poi si allarga, palla per Yardella, attenzione al tiro da 3 di Yardella che non va però, palla consegnata da Carotti a Bruni, nuovo attacco rosso-blu, palla per Gambolati, fuori per Rossato, ci prova Rossato da 3, sbaglia, rimbalzo di Bruni che mette a segno ancora 2 punti, è il primo per il rosso-blu ad arrivare in doppia cifra, a quota 10 punti Bruni. Si prepara intanto un cambio con Biancani sulla sedia, palla fuori, poi ancora fuori per Maggio che ci prova da 3 punti, sbaglia, il rimbalzo è di Bruni che va a portare palla e poi a darla a Gambolati, Gambolati deve riaprire fuori, palla per Rossato, infrazione di passi per lui e palla per Piombino. Cambio, esce Maggio che ha anche qualche problema a una caviglia, rientra Biancani. Giocati 2:10 nel terzo quarto, è Yardella che gestisce l'attacco, Pozzi per Yardella, ancora per Pozzi, sempre fuori della
linea da tre punti, ora è Biancani che attacca, poi Pozzi si apre per un tiro che sbaglia, rimbalzo toccato e controllato da Bruni. Caroti a gestire questo attacco, lavora sul blocco, poi gli viene fischiata un'infrazione di passi sull'attacco di Viardella. Palla di nuovo per Piombino, partita che è calata un attimo di intensità, anzi più che di intensità, di bellezza. Esce dal blocco Biancani su Caroti, poi va ad attaccare, palla per Iardella che si apre per un tiro da tre che risulta corto, palla per Fratto che vuole attaccare, perde però palla, ma c'è un tocco di piede della difesa e quindi potrà ritornare in attacco Cecino. Un po' troppo leggero questo passaggio. Bruni che va a rimettere la palla, passa a Caroti, su di lui Iardella, palla poi a Gambolati che viene toccato da Pozzi ma mette a segno un bel tiro dalla media. Biancani in palleggio, palla ancora per Bianchi, poi di nuovo Biancani che va ad attaccare il ferro, arresta il tiro, sbaglia, rimbalzo di Fratto, rientra Piombino con Iardella che interrompe la transizione facendo fallo su Bruni e c'è già il primo time out da parte della formazione ospite quando sono stati giocati 3 minuti e 42 secondi del terzo quarto, punteggio sul più 18 rosso-blu. Cambi per la formazione rosso-blu, esce Iardella, rientra Guerrieri, entra per la prima volta anche Esposito che prende il posto di Pozzi, rimessa Cecina con 19 secondi per chiudere questa azione. Palla per Caroti con Guerrieri che lo francobolla, poi Rossato ancora per lo stesso Caroti, palla vicino al canestro per Fratto, fuori per Bruni, palla toccata e assegnata dall'arbitro a Cecina. Guerrieri si accusa del tocco, molto corretto il giocatore piombinese. 4 secondi per l'azione, palla per Fratto, ci prova lui da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Marmugi, palla per Biancani, ancora per lo stesso Marmugi, fuori per Bianchi, Marmugi da 3 punti e realizza il secondo per Marmugi, unico che ha segnato da 3 punti per la formazione ospite. Rossato per Gambolati dalla media, sbaglia Gambolati, rimbalzo di Bianchi, palla per Biancani, poi per lo stesso Bianchi che sbaglia da sottomisura, pallone controllato da Fratto che poi viene riaperto a Caroti. Caroti in palleggio per Fratto e poi per Rossato, sempre zona per gli ospiti, ci prova dalla lunga e segna Caroti.
che riporta a più 18 la GR Service quando stiamo per entrare nella seconda parte del terzo quarto. Biancani va per il consegnato, poi Pozzi, Esposito che va vicino a canestro, infrazione di passi per lui sulla buona difesa di Francesco Fratto. Rimessa di Gambolati per Bruni direttamente nella metà campo offensiva, poi per Caroti. Bruni ancora alla gestione, fuori nuovamente per Caroti che attacca e viene fermato fallosamente da Biancani. Per Biancani si tratta del secondo fallo. Esce intanto Esposito, torna Franceschini, rimessa con 14 secondi, non in azione di tiro Caroti al momento del fallo. Palla per Bruni e nuovamente per Caroti, sul quale lavora Biancani. Palla per Fratto, poi Rossato da tre punti e segna anche Rossato. Tripla anche per il giovane Mestrino, che fa scattare l'applauso della tribuna del Palapoggetti. Difende forte ancora Cecina con Marmugi che consegna di nuovo a Biancani. Biancani si apre per un tiro da tre, sbaglia, rimbalzo lungo però per la formazione ospite, con Caroti che ruba palla e va a sbagliare, ma Bruni recupera e mette a segno ancora due punti per il più 23 rossoblu. Si prepara intanto un cambio con Favilli. Bianchi per Biancani, ancora Marmugia ad attaccare, fuori per Bianchi, ci prova lui da tre, sbaglia, il rimbalzo è di Gambolati che apre per Fratto. Fratto non vuole però correre, ci pensa Bruni, da tre punti, realizza ancora Bruni, arriva a quota 15 personali. Padovano deve chiamare assolutamente il suo secondo time out del terzo quarto. E fa scattare il canestro di Bruni anche l'applauso convinto del pubblico rossoblu, questo derby è molto sentito. Squadra in campo, è Biancani che porta palla nella metà campo, mentre intanto è entrato Favilli ed è uscito Caroti. Ora Guerrieri per Franceschini con buona difesa di Gambolati, rimbalzo di Fratto e Bruni che va a gestire questo pallone, gioca anche con il cronometro a questo punto Cecina. Palla per Favilli, poi fuori di nuovo per Rossato che va a mettere a segno ma non viene segnalato in azione di tiro. Fallo è di Guerrieri, è il terzo fallo, arriva a 4 di squadra. Cambio per Piombino, esce Guerrieri, in campo Maggio.
Bruni alla rimessa, palla per Gambolati che vorrebbe consegnare, poi lo fa con Favilli. Favilli attaccato da Franceschini, ancora palla che Fratto intendeva servire a Gambolati. I due si chiariscono, c'è un cambio ancora per Cecina, esce anche Gambolati a prendere un po' di fiato, in campo Fantoni. Maggio in palleggio, va ad attaccare con Franceschini, infrazione di passi per lui. Palla ancora per GR Service con Rossato che va a passare la metà campo, poi apre da Bruni, Fantoni fuori della linea da tre punti. Poi apre per Fratto, di nuovo per Bruni quando siamo agli ultimi 10 secondi. Bruni dovrà provarci, ora lo fa Fantoni, fuori per Favilli, tira lui da tre, sbaglia, secondo ferro per il tiro quando stiamo per entrare negli ultimi due minuti di questo terzo quarto. Palla fuori per Bianchi, ancora fuori per Biancani, c'è un fallo di Rossato. È il terzo per lui, il primo di squadra per Cecina. 14 nuovi secondi per Piombino per attaccare il canestro rosso-blu. Palla per Marmugi, poi Franceschini, Bruni recupera, c'è un fallo antisportivo di Maggio che voleva fermare Bruni, secondo fallo per lui, due liberi per Giovanni Bruni e rimessa a centrocampo. Si prepara intanto il cambio anche per Pagni, realizza Bruni, arriva a quota 16 personali. Realizza anche il secondo, esce ora Rossato, va in campo Pagni, cambio anche per gli ospiti. Esce Franceschini, in campo Iardella, basta il quintetto, la formazione ospite, mentre l'aveva invece alzato coach Campanella con Fratto dal numero 3. Palla per Bruni, è di nuovo il play rosso-blu a gestire l'azione, deve passare negli 8 secondi regolamentari la metà campo. Palla poi per Pagni che sbaglia da sottomisura, però poi recupera il rimbalzo, serve nuovamente Bruni che può gestire ancora questo attacco anche se mancano solamente 6 secondi. Palla che Bruni perde, 1:15 alla fine, palla per Piombino, chiama la difesa coach Campanella, non vuole cali di tensione negli ultimi secondi del terzo quarto. Ancora Biancani, si trova davanti Fantoni, palla fuori per Piombino, ancora una stoppata da parte di Fantoni, con lo stesso Fantoni che passa a Favilli e Favilli mette a segno due punti sul bel appoggio di Fantoni. Ultimo minuto di gioco con il più 30 rosso-blu, attenzione ai falli, palla che viene sbagliata da Maggio, rottura prolungata per la formazione ospite. Bruni va ad attaccare, poi per Fantoni, si avvicina, sbaglia da sotto, il rimbalzo è di Favilli e c'è un fallo molto probabilmente su di lui, il fallo è di Iardella e Favilli potrà andare in lunetta per due tir. Esce Biancani, in campo Gabellieri, Favilli lunetta per due liberi, quando mancano 24 secondi e 6 ci potrà essere poi l'ultima azione da parte della formazione ospite. Realizza Favilli, realizza anche il secondo,
Cambio per Bruni, in campo Lorenzo Pistillo per questa ultima azione difensiva. Favilli su Maggio, vediamo cosa viene fuori, c'è un fallo e canestro per Maggio che ha attaccato molto bene. Fallo è di Favilli che arriva a quota 4. Torna a meno 30 Piombino, che ha la possibilità di aumentare di un punto la sua, il suo punteggio. Rientra Caroti, non vuole il quinto fallo di Favilli. Coach Campanella realizza Maggio, palla per Caroti, sarà lui a gestire questa ultima azione. Viene quasi raddoppiato, poi probabilmente sfrutterà un blocco, chiama un blocco ma non lo ottiene. Palla che viene conquistata da Piombino, tiro da lontanissimo che non va, si chiude sul 5-5 a 2-6. Il terzo quarto di una partita che Cecina sta ora comandando nettamente. Scherzi. 30 secondi all'inizio dell'ultimo quarto che la GR Service inizia gestendo il primo pallone sul più 29. Terzo quarto che si è chiuso sul 21-6 a favore dei rossoblù, che hanno gestito bene il vantaggio, soprattutto lavorando molto forte in difesa. Rientra anche Favilli per questo ultimo quarto. Fratto in posizione di numero 3, compagni Gambolati sotto canestro, Caroti a gestire palla, Bruni a prendersi un po' di meritato riposo. È lui il migliore marcatore con 17 punti dei rossoblù. Piombino invece ha abbassato un po' il quintetto con Maggio, Iardella, Gabellieri, Bianchi e solo Marmugi. Caroti gestisce questo pallone, poi va da Pagni sul quale c'è un fallo di Gabellieri, terzo fallo per Gabellieri. Rimessa dal fondo, 14 secondi per l'azione rossoblù, palla per Fratto fuori dalla linea da tre punti, si va a servire Caroti che lavora sul blocco. Palla per Fratto ancora, fuori per Gambolati, si avvicina, deve tirare. Palla sporcata da Marmugi che ha difeso molto bene, Iardella in contropiede. Palla poi che la difesa rosso-blu recupera, la riprende di nuovo Caroti. Palla per Favilli, Pagni che ci prova da due punti, realizza Pagni il suo quarto punto. Arriva più 31 nuovamente la formazione cecinese.
quando è passato il primo minuto di questo quarto. Ancora da tre Marmugi, questa volta sbaglia, il rimbalzo è di Fratto che serve Carotti. Carotti chiama lo schema, fallo di Maggio che si aggancia al play rossoblu. Rimessa per Cecin, è Fratto che se ne occupa, palla per Carotti, ancora su il raddoppio, ne esce fuori, palla per Pagni che sbaglia da sotto, recupera però il rimbalzo e apre nuovamente per altri 14 secondi con Carotti che ora deve giocare su Fratto. Fratto per Favilli. Viene segnalata un'infrazione di passi a Favilli. Rimessa per Piombino, giocato un minuto e mezzo nell'ultimo quarto. Ancora Maggio in palleggio sulla difesa di Carotti. Chiama un blocco, esce molto bene Gambolati. Poi un tiro da tre sbagliato, rimbalzo è di Pagni che poi serve Carotti. Carotti in palleggio, va ad attaccare la difesa di Maggio, esce fuori dal campo, palla per Piombino. Se ne sono andati i primi due minuti di questo ultimo quarto. Chiama lo schema 1 Maggio che poi va ad attaccare la difesa di Carotti. Lo stesso Carotti che commette fallo, è il quarto per lui. Deve rientrare Bruni, esce Carotti, rientra anche Rossato, esce Pagni. Anzi, esce Fratto, con Pagni che si riporta nella sua posizione. Ci sono due liberi per Maggio. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Un po' di pressione per la formazione ospite con Favilli che va da Rossato. Chiama la zona ora coach ospite con palla fuori per Bruni, vicino a canestro per Gambolati. Con Iardella che gliela recupera, palla poi per Pozzi, lo stesso Pozzi serve, palla vicino a canestro per Bianchi che da sotto sbaglia, fallo di al rimbalzo di Gabellieri. Gabellieri arriva al quarto fallo. Rimessa rosso-blu. Palla per Rossato, poi di nuovo Favilli che va ad attaccare la difesa, palla sporcata e Rossato si prende un fallo antisportivo, è il quarto anche per lui. Ci saranno due tiri per Iardella, fallo inutile, potevano lasciare il contropiede. Campanella chiama time out, vuole mettere a posto un po' i suoi. Si rientra in campo con Iardella ai due liberi.
realizza il primo. Realizza anche il secondo, Yardell, arriva a quota 9 personali, porta a 30 i suoi. Ora rimessa per Piombino con Maggio a gestire questo pallone. Attacca con consegnato a Gabellieri, poi fuori per Marmugi, c'è un fallo in attacco di Gabellieri. Per lui si tratta del quinto, deve lasciare il campo, rientra Biancani. A 7-0-6 c'è bonus per il rossoblù. Palla per Favilli che poi viene fermato in una palla a due. Palla per Piombino. Giocati 3 minuti. Maggio in palleggio, si sposta lateralmente per attaccare, poi in salto, palla che viene recuperata da Favilli, poi per Bruni. Alla gestione Bruni con Rossato. Palla toccata da Iardella. C'è un cambio per Piombino che rimanda in campo Guerrieri al posto di Maggio. 13 secondi per l'attacco cescinese. Gambolati consegna a Bruni. Bruni gioca sui blocchi, palla poi per Gambolati sotto canestro. Palla toccata da Rossato e in mano a Piombino. Si sono un po' ingoiati il fischietto in questo caso. Rientra Fratto sulla sede dei cambi. Biancani in palleggio per Iardella ad attaccare la difesa. Fuori poi per Guerrieri, il quale si avvicina, deve riaprire fuori per lo stesso Iardella. Fuori ancora per Bianchi, ci prova lui, sbaglia da 3 punti con Bruni che recupera il pallone, poi viene deviato dalla difesa, esce intanto Pagni, va in campo Fratto, va in campo anche Pozzi, esce Bianchi. Palla per Rossato con Guerrieri che è sulle sue tracce. Rossato passa alla metà campo, poi serve Bruni. Gestione da parte di Bruni per Fratto che va ad avvicinarsi a canestro. Fallo su di lui di Iardella. Per Iardella si tratta del quarto fallo e Fratto andrà in lunetta con 2 liberi. Bonus esaurito per la formazione ospite. Prepara intanto di nuovo Esposito per la formazione piombinese. Realizza Fratto. Corto il secondo con Gambolati che stava per recuperare il pallone, poi gli viene segnalato un fallo, è il primo per Gambolati. Esce Marmugi in campo Esposito. Palla per Biancani, sono già iniziato il 5° minuto di gioco in questo ultimo quarto. Palla che gira ancora per linee esterne, Guerrieri vorrebbe attaccare, poi si gira dalla parte di Gambolati che lo ferma, tocco della difesa e palla da assegnare a Piombino con 5 secondi sul cronometro dei 24. Biancani fuori per Iardella, palla persa. E rossoblù che possono imbastire una nuova azione. Palla per Bruni. Poi Gambolati.
fuori per Rossato, ancora Bruni, poi Fratto che si avvicina al canestro, sbaglia, rimbalzo nuovamente di Fratto con Iardella che poi gli recupera il pallone, c'è un fallo di Fratto per fermare il contropiede, il quarto di squadra, si andrà poi ad ogni azione al tiro, a ogni fischio. Rimessa per Biancani. Biancani a Guerrieri che consegna nuovamente al play giallo-blu. Iardella finta, poi va ad attaccare. Tiro che non va, il rimbalzo è di Gambolati. Nuovamente Bruni a gestire questo pallone. Bruni che giocherà ancora un'azione prolungata. Si trova poi con Biancani che gli scippa il pallone e lo stoppa Bruni con palla che ora Favilli consegna a Rossato. È andato su troppo morbido Biancani. Rossato per Gambolati. Gambolati che ripassa palla a Bruni. Bruni finta, poi va ad attaccare. Mette a segno, ancora due punti in entrata che riportano a più 30 la formazione rossoblu quando mancano poco più di 4 minuti. Fratto in contropiede, palla per Gambolati, toccata da Esposito. Doppio cambio per il rossoblu, esce Bruni che si prende gli applausi e va a lasciare il posto a Carotti, esce anche Gambolati ed entra Fantoni. Lavora anche in prospettiva coach Campanella, riposa i suoi, tenendo conto dei problemi fisici della sua squadra. Palla toccata ancora da Iardella, rimette nuovamente la formazione rossoblu. La rimessa deve essere effettuata dal lato. Rossato per Fantoni, consegnato per Carotti. Carotti vuole attaccare Guerrieri e si va a prendere il fallo. Per Guerrieri si tratta del quarto fallo e Carotti andrà in lunetta con due liberi. Realizza Carotti. Realizza anche il secondo, arriva a quota 7 personali, ridà 32 punti di vantaggio alla formazione rossoblu. Tanto Piombino ha rimesso in campo Pozzi, palla per Iardella, palla che non viene toccata da nessuno, la perde Piombino. Favilli a passare la metà campo, viene raddoppiato, palla per Fratto, poi nelle mani sapienti di Carotti che gestisce questa azione con Fratto vicino al canestro per Fantoni che va a giocarsi l'uno contro uno e si prende il fallo di Esposito, primo fallo per Esposito e gita in lunetta per il pivot rossoblu. In lunetta Fantoni. Non va il primo, lungo sul secondo ferro. Realizza il secondo. Cecina di nuovo in difesa sull'azione di Biancani. Fuori per Pozzi, fuori per Guerrieri, buona la circolazione di palle, buono il canestro da tre punti di Guerrieri, riporta fino a meno 30 i suoi. Fratto in azione, poi
consegna a Rossato, gestisce palla Rossato ancora per lo stesso Fratto, palla che poi arriva sotto canestro con Fantoni che va a giocarsi l'uno contro uno, si svita, sbaglia il tiro dalla media, Iardella in penetrazione, arresta il tiro sbagliato, palla che finisce fuori ed è controllata da Cescina, 2.45 alla fine sul più 30. Fallo di Pozzi su Rossato che andrà in lunetta per due liberi. Realizza Rossato. È corto il secondo, rimbalzo è conquistato da Espolito che serve Biancani. Palleggio per il play, Pozzi, infrazione di passi, giustamente fischiata dagli arbitri. Cambio per la formazione ospite, esce Iardella, va in campo Bianchi. Rimessa Cescina quando mancano 2.31, la partita si sta arrivando alla fine abbastanza stancamente. Cescina controlla, Piombino cerca di recuperare qualche punto con una difesa uomo a uomo dopo aver passato molti momenti anche a zona. Palla per Fantoni, è lui che attacca e poi va a mettere a segno in appoggio con il fallo di Bianchi. Primo per Bianchi e tiro supplementare per Fantoni che porta sul più 33, doppiato il basket golfo dalla GR Service. Realizza anche il supplementare Fantoni, arriva a quota 4 personali. Ultimi due minuti in arrivo, Biancani da lontanissimo, realizza, arriva a quota 7 personali, ultime due azioni con due triple per gli ospiti, palla fuori per Caroti, ancora Caroti in palleggio, va a giocare sul blocco, poi palla per Favilli che attacca, fuori per Rossato. Per Fantoni, ci prova dalla media e realizza ancora due punti Fantoni, arriva a quota 6 personali in questi ultimi minuti di gioco. Bianchi ad attaccare la difesa, ancora per Biancani, finte di Biancani, fuori per Bianchi, non provano, poi un tiro con il rimbalzo che viene conquistato da Favilli, attacca Fratto, palla sporcata con Guerrieri che può andare a tentare la conclusione, Favilli prova la stoppata, è fallosa, esce per 5 falli Favilli, entra Pistillo, time out per la formazione ospite. Ci saranno poi due liberi per Guerrieri. A 1:06 dalla fine si può cominciare a tracciare un riassunto di questa gara, una gara che la formazione rossoblu ha messo in ghiaccio fin dal primo quarto, chiuso per 22-12, poi la partita dopo un piccolo allungo nel secondo quarto è stata ammazzata definitivamente nella terza frazione, parziale di 21-6 a favore della formazione rossoblu che, come ricordiamo, era senza Sanna, con Del Testa in panchina solo per onor di firma. E ora pubblico in piedi al Pala Poggetti ad applaudire i giocatori rossoblu con Guerrieri in lunetta per
due tiri liberi, 1:06 alla fine. Ricordiamo che Cecina andrà poi in trasferta a Monsummano. Intanto sbaglia Guerrieri il primo, poi ci saranno le due giornate di sosta per il riposo e il ritiro di Firenze. Guerrieri segna il secondo, arriva a 4 personali, difende ancora Piombino comunque in questo ultimo minuto, Rossato in attacco, palla per lui che va a servire Pistillo, non tira il giovane rossoblu, va ad attaccare ancora, poi Fantoni che si avvicina a canestro, si svita e va a prendersi un altro fallo di Guerrieri. Guerrieri uscirà per 5 falli, Fantoni in lunetta per 2 liberi. Sbaglia il primo Fantoni. Realizza il secondo. Arriva a quota 70 la formazione rossoblu. Torna in attacco Biancani, difende forte comunque Cecina fino all'ultimo. Biancani al tiro, sbaglia, Fantoni al rimbalzo, palla a Caroti. Il play rossoblu che passa la metà campo, ancora Rossato con gestione di questo pallone per Caroti che ci prova ancora da tre, sbaglia, rimbalzo che Pistillo sta quasi per controllare, poi Esposito con palla ancora per Pistillo, ci prova lui da tre e realizza la tripla il giovane Pistillo chiudendo una partita che Cecina si è meritata sul 7-3, 3-7 finisce questa gara. Piombino torna a casa sotto 36 punti di distacco. Bello il finale, anche il giovane Pistillo alla sua prima partita ufficiale mette la tripla che chiude la gara. A Cecina ci rivedremo la sera del 21 gennaio, sarà ospite la formazione della San Giorgese per la prima gara di ritorno del campionato di Serie B. Ma si fa l'intervista, sì? No? Scappi via? Va bene, va bene, va bene.